Questa sera a San Severo i candidati di centrodestra fanno quadrato per ragionare sui temi nazionali, ma che possono avere naturalmente riflessi sul territorio. Rosa Caposiena, qual è l'obiettivo di questa serata? Ma è quello di ribadire quello che abbiamo detto nel corso di questo mese, cioè abbiamo parlato di programmi, ci siamo fatti riconoscere e conoscere da chi non ci conosceva e abbiamo parlato delle problematiche che abbiamo, che sono state oggettivamente non considerate o comunque non risolte in maniera sostanziale purtroppo dai deputati uscenti che, diciamo, ricordiamo, la maggior parte non erano assolutamente del centrodestra, ma erano tutti dei 5 Stelle e del centro-sinistra. Quindi cercheremo questa sera di mettere in piedi un ragionamento sui contenuti, parleremo delle varie problematiche, un rilancio vero della nostra provincia attraverso una politica concreta e attraverso una politica un po' più attenta ai bisogni della gente. Per il resto vedremo come va. Non ci facciamo, vediamo, siamo fiduciosi in tutto, insomma. Si guarda alle politiche, si guarda a Roma, ma insomma anche le amministrative nella sua città possono essere, insomma, un traguardo. Che cosa ne pensa? Ma sì, l'appuntamento con le amministrative ci sarà nel 2024. Sicuramente questa unità che noi stiamo riscontrando in questa campagna elettorale è di buon auspicio. Sappiamo che ci sono tutti i presupposti per poter fare un ragionamento di intesa e di coesione. Non c'è nessuna fuga in avanti da parte di nessuno. Siamo pronti a discutere su qualsiasi cosa, su qualsiasi programma, su qualsiasi candidato. Vedremo quello che verrà fuori dai tavoli che prepareremo, cioè organizzeremo subito dopo le politiche. Ultimi giorni di campagna elettorale, si guarda al 25 settembre con un occhio però, soprattutto per quanto riguarda Foggia, alle amministrative, alle comunali. Che idea si è fatto e quali possono essere i possibili scenari? Beh, innanzitutto, diciamo, i 18 mesi della commissaria dovrebbero scadere a febbraio, per cui non sappiamo se poi questa gestione provvisoria verrà prorogata o non verrà prorogata. È logico che, diciamo, le elezioni parlamentari costituiscono un volano poi per quello che sarà l'elezione amministrativa a Foggia, che ci vedrà comunque protagonisti come coalizione di centrodestra nella scelta di un candidato idoneo che abbia tutte le caratteristiche per fare una buona campagna elettorale, per dare a Foggia un giusto sindaco, insomma. Lei è stato indicato tra quelli che possono essere tra i candidati, tra quei papabili, diciamo. Che ne pensa? Beh, vabbè, a me non può che fare piacere, è un onore pensare che i foggiani possano individuare nella mia persona un candidato idoneo a soddisfare le esigenze amministrative di una città difficile ma bella. Non sono l'unico, ce ne sono tanti, forse meglio di me. Allora, il discorso è questo: io credo che il centrodestra si contraddistingua per la democrazia partecipata, nel senso che il candidato sindaco non verrà, diciamo, scelto per potere divino, ma dovrà trovare la condivisione di un tavolo sinergico al quale si devono sedere necessariamente tutti i possibili protagonisti della vita amministrativa della città di Foggia, e io potrei essere uno di quelli che parteciperà a quel tavolo, ma non mi devono battezzare adesso, anche perché, come si dice, quando si entra in conclave papa poi se ne esce sempre cardinale. Tornando alle politiche, azzardo un pronostico per il 26 settembre? Beh, io lo avverto, però ho la consapevolezza di giocare in casa, nel senso che avvertiamo tutti quanti l'onda lunga del centrodestra, non sappiamo le percentuali, però siamo destinati a vincere e dobbiamo, diciamo, patrimonializzare questa vittoria, di modo che il governo di centrodestra non duri soltanto il tempo di una stella cometa, ma sia, diciamo, l'inizio di una lunga serie che ci vedrà poi protagonisti nei prossimi anni per una politica governativa che tenga conto soprattutto delle esigenze di un territorio quale quello sia, diciamo, della nostra nazione, che poi si coagula necessariamente con quella che è la questione europea, e ci deve dei protagonisti anche in Europa. Quindi ben venga l'apertura della Meloni all'europeismo, all'atlantismo,
populismo, che sono le note che hanno sempre contraddistinto la politica di Berlusconi.